Allora, porto i saluti da parte del direttore che purtroppo non è riuscito ad arrivare in tempo e forse ci raggiungerà più tardi. Benvenuti, grazie a tutti di essere qui. Oggi facciamo questa giornata di studi, questo terzo workshop, è appunto il terzo appuntamento che dedichiamo alle nuove ricerche in corso sul Tempio di Iside. Sono presenti la professoressa Picone, il professor Cristian Greco, che appunto poi interverranno e noi come parco faremo una brevissima presentazione degli scavi in corso al Tempio di Iside. L'occasione appunto oggi è particolarmente interessante proprio perché avremo anche la possibilità poi di fare un sopralluogo al cantiere che si è aperto circa 3 settimane fa e che quindi diciamo è ancora in una fase preliminare, ma che comunque già sta dando qualche primo risultato interessante. E questa è stata anche l'occasione di diciamo, fare un punto anche sugli scavi pregressi. E quindi siamo riusciti, diciamo, a recuperare anche della vecchia documentazione finora non nota e che ci ha consentito anche di riaggiornare un po' la pianta del Tempio di Iside, cioè di mettere in pianta quelli che erano stati gli interventi fatti nel corso del Novecento. Quindi appunto ancora vi porto i saluti del direttore che mi ha incaricato di sostituirlo in questa fase e rapidamente lascerei la parola alla professoressa Picone che appunto ci farà una presentazione sul Tempio di Iside a Pompei, dalla storia dei restauri alle attuali problematiche conservative. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Oggi, come il dottor Sgambati ci ricorda, a nome anche del direttore Gabriel Sutriger, si inaugura una bellissima giornata di studio sul Tempio di Iside che rappresenta, a mio avviso, una feconda occasione in cui l'università, nelle sue varie forme, ossia la Federico II, la Scuola Superiore Meridionale con il suo dottorato in archeologia e culture del Mediterraneo antico, restauro e fruizione, la Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio che dirigo, nonché il Parco archeologico di Pompei con le sue competenze teoretiche ed operative, sono in collaborazione attivi sull'approfondimento di una delle icone più importanti di questa città antica, che è il Tempio di Iside a Pompei. In particolare abbiamo l'onore stamattina di avere la presenza del direttore del Museo Egizio Cristian Greco, che ringraziamo per essere con noi, che rappresenta in Italia assolutamente la persona più autorevole nel campo dello studio dell'architettura e dell'influenza che l'Egitto ha avuto in varie epoche sul nostro patrimonio e ci parlerà appunto del fascino dell'Egitto nel mondo greco-romano e con lui avremo l'occasione alle 12:30, terminate le presentazioni iniziali ed introduttive da parte del parco e da parte delle università, di andare tutti insieme sullo scavo a vedere le prime fasi che il parco archeologico sta, le prime fasi di scavo e conoscenza che il parco archeologico sta avviando sul Tempio di Iside. E sarà quindi l'occasione di coinvolgere anche sullo scavo le competenze del direttore Cristian Greco, quindi un'occasione anche per i nostri giovani studiosi che sono la vera, diciamo, il vero, i veri attori di questo convegno di stamattina. Dopo lo scavo, alle ore 15, sarà la volta di tutti i nostri dottorandi, dottori e assegnisti della Scuola Superiore Meridionale. In particolare Giulia Proto, fatemi ricordare perché è importante che ciascuno di loro abbia il giusto riconoscimento nella costruzione di questa evoluzione del sapere nei confronti del Tempio di Iside. Giulia Proto, Daniele Alesti, Ersilia Fiore, Toscano Suarato, Germano De Candia, Selvaggio, Crisci, Del Giudice, La Veglia ci seguirà online. Ancora molti di loro sono coinvolti nella seconda edizione del workshop con l'aggiunta di Compagnone, De Riso, Costantino, Dionisio, Mastro Pietro, Paleari e Trupia.
In particolare Anatropia non appartiene alla Scuola Superiore Meridionale, ma al Dottorato Nazionale in Heritage Science. Questo per farvi capire che i confini istituzionali sono solo strumentali, ma che in realtà le persone, gli studiosi, con il loro entusiasmo e con il loro rigore metodologico, animano poi queste ricerche e creano comunità, soprattutto comunità di giovani studiosi che, superando gli steccati disciplinari con i quali la mia generazione è cresciuta, fatemelo dire, superando quegli steccati, sanno lavorare insieme, incrociando sguardi diversi e competenze diverse su un unico oggetto. Questo è bellissimo, fa crescere tutti, e occasioni come queste ci ricordano l'importanza di incrociare terza missione, quella che l'università chiama terza missione sul territorio, con attività di formazione e didattica. Ricordiamoci, un'università non fa solo ricerca, fa anche ricercatori, e quindi forma giovani studiosi che in casi come la giornata di oggi possono lavorare insieme e mostrare le loro ricerche in modo sinergico. Io farò il mio intervento di stamattina sarà un intervento molto breve che sintetizza però il lavoro, infatti Gabri, Cristian, se ti vuoi girare, perché è importante, tu in parte hai seguito l'evoluzione di questi lavori alla Scuola Superiore Meridionale, ci siamo visti nell'aprile dell'anno scorso, se non ricordo male, hai avuto modo di conoscere anche i giovani studiosi e il lavoro che avevano fatto nel primo e nel secondo workshop, che hanno arricchito e fatto avanzare la conoscenza sul manufatto. Tanto una conoscenza che noi diciamo sulle fonti indirette, cioè sulla fortuna iconografica, che è questo che è uno dei primi... una delle prime evidenze scavate dell'avvio dello scavo di Pompei ha avuto nel tempo, ma anche incrociandola con una campagna diagnostica molto aggiornata, con strumenti all'avanguardia, che ci ha consentito di avere una conoscenza autoptica del manufatto oggi, nel suo stato di conservazione, delle problematiche conservative che oggi pone a chi si occupa del suo restauro, non solo dello scavo dell'area limitrofa, e incrociare quindi quello che noi chiamiamo lettura autoptica del manufatto oggi nella sua ultima configurazione con le fonti indirette e quindi con tutta la fortuna anche iconografica che questa evidenza ha avuto nel tempo. Io farò una sintesi del lavoro che verrà poi approfondita dai nostri giovani studiosi in prima persona nel pomeriggio a partire dalle 15, quindi invito tutti a tornare qui alle 15 dopo il sopralluogo, perché sarà fondamentale ascoltare dalla voce diretta dei nostri giovani studiosi le ricerche che singolarmente hanno fatto. A me il compito appunto semplicemente di sintetizzare il percorso che ci ha portato oggi a questo straordinario livello di conoscenza che ci auguriamo, in accordo col direttore Gabriel Zultriegel, che ci ha diciamo promesso in questo senso un coinvolgimento diretto del parco oltre che dell'università, arriveremo presto a una pubblicazione congiunta nella collana Cantieri di Scavo che vedrà la Scuola Superiore Meridionale e il Parco Archeologico di Pompei coinvolti in una pubblicazione congiunta che raccoglie gli esiti non solo che vedremo stamattina, ma anche gli esiti dell'avanzamento dello scavo che vedremo stamattina nella sua fase iniziale. Siamo, giusto per ricordarlo, ma tutti in questa sala sanno esattamente dove cade il Tempio di Iside, siamo nella Reggio VIII e nell'Insula VII, tra le prime strutture scavate, ritrovate ed apparse agli scavatori quasi intatti nella sua decorazione parietale. Tutti ricordiamo molto chiara nella nostra mente questa che è un po' la prima, no? diciamo l'avvio della fortuna iconografica del Tempio di Iside con Hamilton nel 1776, che ritrae uno scavo a cunicoli fatto con le carriole, quindi le gallerie. Qui è direttore degli scavi, lo ricordo a tutti, agli archeologi non c'è bisogno, ma ai miei allievi architetti, siamo in una fase in cui lo scavo non è il contemporaneo scavo stratigrafico, ma è uno scavo a cunicoli diretto da Dalcoubière, che era un ingegnere idraulico, quindi c'è una concezione dello scavo diversa che viene, come vedete, testimoniato da Hamilton con la presenza di carriole, figura chiave nello studio del Tempio di Iside, oltre che nei primi restauri effettuati, Francesco La Vega, che tra il 1764 e il 1766 si occupa dello scavo, redigendo, devo dire, dei giornali di scavo molto rigorosi che ci consentono oggi di ricostruire perfettamente tutte le fasi dello scavo, e avvia un rilievo dettagliatissimo del Tempio di Iside.
In particolare la Vega ritrae, come vedete in questi bellissimi disegni, gli elementi, i dettagli architettonici che alimentano il culto neoclassico nell'architettura di fine Settecento, e in particolare a noi architetti esperti di restauro interessa molto il caso del Tempio di Iside, perché è uno dei primi casi in questa prima fase di scavo della città antica di Pompei in cui si decide da subito di voler lasciare in situ le decorazioni, gli affreschi. È molto bella questa lettera firmata da Talucci a Carlo III, in cui si dice: mi è venuto in capo quel che Vostra Maestà sa del Tempio di Iside, cioè di conservare il tutto. E nel dettaglio leggete che lui dice esplicitamente al re che vuole conservare a tutti i costi gli affreschi e le decorazioni e gli stucchi in situ. Quindi una scelta interessante, molto antesignana, molto moderna per l'epoca, e quindi si discute a lungo sulla possibilità di conservare le pitture parietali ricchissime che questo tempio esprimeva, e il restauratore Canard viene coinvolto per far sì che questo fosse possibile. Naturalmente il primo suggerimento dato da Canard è quello di cercare di coprire le parti decorative dalle intemperie, pertanto coprire con una struttura economica leggera, molto flessibile, mobile, che potesse essere utilizzata anche in altre evidenze. E quindi nasce quella che noi consideriamo la prima copertura di Pompei, che è questa copertura in stuoie che vedete rappresentata nel famosissimo dipinto di Depré, conservato a Stoccolma, dove viene rappresentato il Tempio di Iside con questa copertura in legno che serviva appunto a proteggere alle intemperie le parti decorative. Anche in questa rappresentazione iconografica di Akert, il Tempio di Iside appare coperto da questa tettoia in stuoie che documenta questa fase della vita. Purtroppo si inizia, questo è uno studio, vedete nel rilievo di La Vega la rappresentazione dell'epigrafe che oggi ancora è presente in questo luogo, e sostanzialmente con La Vega tra il 1764 e il 66 si avvia la prima fase di restauro vero e proprio, con un dibattito anche teoretico alle spalle di grande interesse che anima gli interventi, in cui vengono consolidate le decorazioni stucco e si usano i primi chiodi metallici che servono, le prime grappe che servono a bloccare il lacerto dell'intonaco che serviva appunto che ritroviamo in molti interventi di questo tipo. Purtroppo Carlo III è costretto dalle evidenze, dal fatto che la copertura in stuoie prevista rappresentata da Depré e realizzata dalla Vega si degrada facilmente, pertanto alla fine Carlo III decide di togliere la copertura e quindi di staccare gli affreschi che non possono essere conservati alle intemperie. Lo studio sullo stacco degli affreschi oggi conservati, come tutti sapete, al MAN, lo studio dello stacco degli affreschi è molto interessante perché segue una tecnica che inaugura una tecnica che poi verrà ampiamente utilizzata successivamente, appunto col film pittorico, l'arriccio, il supporto murario. Vedete l'utilizzo molto interessante di questa struttura di supporto, sostanzialmente fatta con travi di legno che facilitano il contenimento dell'affresco, e quindi una tecnica molto sperimentale per l'epoca, ma poi ampiamente utilizzata. Qui vedete gran parte delle parti significative di affreschi che sono oggi conservati, come sapete benissimo, nelle sale del MAN dedicate al Tempio di Iside. E su questo tema in particolare Ciro Dionisio, un dottorando della Scuola Superiore Meridionale, ha lavorato recentemente nell'ultimo workshop, proprio per, come vi farà vedere molto bene oggi pomeriggio, nella ricollocazione virtuale di questi affreschi sulle pareti del Tempio di Iside.
La demolizione delle coperture viene documentata dai giornali di scavo oltre che dai disegni successivi e come vedete gli interventi di restauro avviati da Francesco La Vega servono sostanzialmente a regolarizzare gli elevati, i colmi degli elevati della cella e a sostituire la funzione protettiva della copertura in stuoie con delle tegole aggettanti che servivano appunto a irreggimentare le acque e a far sì che le acque non andassero a dilavare le superfici architettoniche. Il restauro del Tempio di Iside è fortemente documentato, fatto da Francesco La Vega, è fortemente documentato da una cospicua documentazione che è stata vagliata nello studio e che verrà ulteriormente approfondita nel pomeriggio da molti degli studiosi che ci hanno lavorato. E in particolare Michele Ruggero è colui che in qualche modo reinterviene sul manufatto in modo significativo. Abbiamo nella compagine della Scuola Superiore Meridionale l'architetto Ersilia Fiore, che ha dedicato 4 anni di dottorato ad ACMA nello studio della figura e del ruolo, nonché dell'attività svolta da Michele Ruggero a Pompei. E quindi questo capitolo è stato in particolare affrontato da Ersilia Fiore, che ci parlerà proprio nel pomeriggio dei restauri effettuati nel periodo della direzione Ruggero a Pompei al Tempio di Iside. Ruggero imprime ai lavori di restauro una grande cifra innovativa, con una grande attenzione anche agli aspetti di conservazione materiale che cambiano sicuramente l'approccio al tempio. Il tempio è oggi questo, come vedete questo è il risultato di un sorvolo con drone fatto insieme con che inquadra il ruolo del Tempio di Iside nell'alveo della città antica nel suo complesso. Qui vedete l'architetto Marco Facchini, che è il direttore tecnico dell'MLab, che è il monitoring lab del mio dipartimento di architettura, che ha messo a disposizione la sua strumentazione per un volo con drone che ci ha consentito di inquadrare in modo significativo la struttura del tempio oggi, come dicevamo, nella sua configurazione. Abbiamo quindi effettuato un rilievo laser scanner 3D che è stato in particolare seguito dall'architetto, dal professore Luigi Veronese, che ha coordinato i lavori anche con i giovani studiosi di rilevamento laser scanner 3D, che ci ha consentito un rilievo approfonditissimo, come vedete, forse il più approfondito al momento del Tempio di Iside. E quindi abbiamo, come vedete, oggi la possibilità di risalire a una rappresentazione, a una conoscenza dettagliata non solo degli aspetti architettonici ma anche degli aspetti materici e dello stato di conservazione attuale del manufatto. Siamo perfettamente in grado, abbiamo analizzato dettagliatamente tutti i materiali impiegati nella costruzione del tempio, le tecniche costruttive impiegate. Molto spesso gli stessi materiali, come vediamo, vengono nel repertorio costruttivo utilizzati con impiegati con tecniche costruttive diverse, che ci consentono anche di risalire alle diverse fasi costruttive, quindi fare una lettura menzio-cronologica che ci consente, una lettura degli elevati che ci consente di capire anche quali sono state le fasi di costruzione, oltre che i materiali e le tecniche. Qui vedete un'analisi dettagliata della muratura a sacco, degli ammorsamenti negli angoli e delle tecniche di realizzazione e una disamina molto veloce, ripeto, semplicemente introduttiva, ai problemi di conservazione delle superfici architettoniche decorate, oggi coperte, come vedete, da lastre in vetro che non lasciano traspirare, che creano un microclima che potrebbe diventare dannoso anche per la conservazione degli apparati decorativi. Abbiamo quindi fatto questo lavoro di sintesi in cui sono state individuate le principali criticità conservative attuali. Sicuramente ci sono problemi di fessurazioni su rocchi di colonne, di colmi di colonne erratiche che hanno visto nel corso dei restauri dal 1700 ad oggi interventi ripetuti con strutture cementizie che richiedono quindi un intervento oggi, possiamo dire, di derestauro, quindi di eliminazione, perché si sono rivelate dannose appunto alla prova del tempo. Vediamo rigonfiamenti degli apparati decorativi che in qualche modo vanno monitorati e in alcuni casi anche rimossi.
Abbiamo la presenza di blocchi erratici, l'assenza di battuto in alcune parti, una copertura, questa in Texan che vedete qui, che probabilmente in Lexan, scusatemi, che vedete probabilmente sarà oggetto di una sostituzione, richiederà una sostituzione, quindi una riflessione sulle possibilità di reintervenire con una copertura protettiva di natura diversa. Abbiamo messo i nostri giovani a lavorare con la strumentazione della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, un laboratorio mobile ci ha consentito, come vedete qui sono proprio loro che fanno le indagini con la nostra strumentazione, abbiamo lavorato sulla parete nord della cella del tempio e sul purgatorium, rilevando anche questioni relative alla stratigrafia delle superfici architettoniche, facendo delle indagini colorimetriche che orienteranno sicuramente le scelte di restauro future, che ci aiuteranno a orientare le scelte in modo culturalmente consapevole e tecnicamente avveduto naturalmente. La microscopia ottica ci ha aiutato molto con questo laboratorio mobile che è di grande facilità di impiego perché è possibile portarlo con noi in situ. Queste ancora indagini colorimetriche e questa la parte termografica. La parte termografica è stata fatta in tutte e due le fasi del workshop perché abbiamo acquistato nel tempo, quindi nella seconda fase, la scuola di specializzazione ha acquistato un apparecchio termografico molto più avanzato, quindi siamo ritornati a rifare la termografia scoprendo anche novità significative anche grazie alla qualità dello strumento che è cambiato. Quindi qui abbiamo affrontato per esempio con la termografia il tema del rigonfiamento degli apparati decorativi che oggi è un problema da affrontare dal punto di vista del restauro. Le problematiche evidenziate nascono anche, come vedete, dalla presenza di una discontinuità materica che sicuramente la termografia rileva con grande chiarezza, la presenza di lacertini cementizi che richiederà ancora una volta probabilmente una sostituzione delle parti cementizie, anche nelle ricostruzioni per anassilosi delle colonne abbiamo rilevato una significativa presenza di integrazioni cementizie, quindi purtroppo la presenza di elementi cementizi ha creato poi alla lunga problemi di conservazione. Qui vediamo semplici problematiche legate anche alla semplice scagliatura delle superfici architettoniche, in parte incrementata anche dalla presenza di vegetazione. Quindi poi con l'essico norma l'188 aggiornato al 2006, che è lo strumento col quale in tutta Europa si lavora per il rilievo delle alterazioni e degradazioni macroscopiche dei materiali lapidei, abbiamo censito tutti i tipi di possibili problematiche presenti sulle superfici architettoniche del Tempio di Iside e come vedete si è evidenziato in modo chiaro e puntuale tutte le problematiche da affrontare un intervento di restauro, giungendo anche, come avete capito, anche a essere perfettamente in grado di computare questi interventi di restauro, che sono uno dei grandi pregi di questa strumentazione. Vedete, in sintesi, nella prima edizione del workshop abbiamo fatto un aggiornamento del rilievo, abbiamo studiato il culto di Iside e la relazione con il quartiere dei teatri, di questo ci parleranno anche i nostri dottorandi nel pomeriggio, e abbiamo fatto un approfondimento sul tema del miglioramento dell'accessibilità. Voi sapete che Pompei si è dotato a partire da dicembre 17 del primo tratto di Pompei per tutti, quindi di una zona, di un'area e di un percorso reso accessibile da una serie di interventi effettuati dal parco. Ebbene, l'area resa accessibile da Pompei per tutti lambisce il Tempio di Iside, quindi si dovrà semplicemente allungare una parte per rendere accessibile a tutti questo tempio. Il lavoro sul campo, qui vedete qualche bella immagine dei nostri dottorandi sul campo, la prima volta nel 18 maggio 2022 in cui abbiamo cominciato a lavorare sul Tempio di Iside, e dove si sono evidenziate le problematiche. Nella seconda edizione del workshop abbiamo approfondito il rilievo, approfondito ulteriormente il tema dell'accessibilità e ampliato il discorso del percorso del sacro, e proprio su questo mi fa piacere tra poco dare la parola a Christian, perché uno dei temi è stato proprio quello di calare il ruolo del Tempio di Iside all'interno della città in un percorso del sacro che lega anche il Tempio anche ai teatri e agli altri santuari della città.
La seconda edizione ha visto ancora coinvolti, come sempre, i funzionari del parco, il dottor Sgambati, l'architetto Spinosa, l'ingegnere Galvanese, che hanno sempre seguito tutti i lavori, offrendoci, devo dire, di volta in volta grande ospitalità anche nei loro uffici. Ci vedete qui in una delle loro stanze dove ci hanno ospitato. E qui abbiamo poi nell'ultima edizione del workshop, abbiamo approfondito gli strumenti messi in campo dalle Digital Humanities per un'implementazione anche dell'accessibilità fisica e cognitiva al Tempio di Iside. In particolare bellissimo è il lavoro fatto da Ciro Dionisio, di cui vi parleremo nel pomeriggio, della ricollocazione virtuale sulle pareti del Tempio, che coincidono perfettamente in senso spaziale e diciamo metrico, degli affreschi che oggi sono conservati al MAN. Quindi lui ha fatto un grande lavoro di acquisizione digitale degli affreschi conservati al MAN nella sala dedicata al Tempio di Iside e li ha ricollocati con precisione assoluta sulle pareti del Tempio. Questo è un tema di grandissimo interesse, sul quale appunto tornerà lui stesso nel pomeriggio e ci farà vedere ulteriori avanzamenti. Grazie. Laura, dai una mano. Allora, buongiorno a tutti. Mi scuso se oggi sono un po' non proprio prontamente in forma, ma come dice Terenzio, nell'autonto in morumenos, homo sum nil humanum alienum puto. E come diceva gli egiziani nel papiro Ebers, ho stato vittima della metà cattiva, come la chiamavano gli egiziani, che era il loro modo di definire l'emicrania. Tra l'altro avevano un bel metodo per guarire, dicevano di fare abluzioni in acqua dopo aver fatto bollire la tilapia nilotica per 7 giorni, a quel punto sarebbe passata l'emicrania, sì, anche perché uno muore definitivamente o c'è una soluzione. Allora, il fatto che non sono stato benissimo stamattina non mi ha permesso di cambiare le slide di testo che vedete adesso sono in olandese. Perché sono in olandese? Perché ho tenuto da poco un seminario sul ruolo delle fonti greche nell'interpretazione dell'Antico Egitto, facendo vedere come dal punto di vista egittologico queste possono essere interpretate all'Università di Leiden. Quindi non è che io mi aspetti che voi leggiate l'olandese, vi tradurrò io i testi per cercare di inquadrare il discorso. Allora, il fascino che l'Egitto suscita nei greci è un fascino, come tutti sapete, che va davvero da Omero a Pausania. Ne parliamo subito nel libro
XVII, poi XIX, dell'Iliade. Achille parla dell'Egitto e parla della Tebe dalle 100 porte. Ci ritorna Odisseo nelle sue storie cretesi e via via, non tralasciando nessuno perché ne parla Esiodo, si arriva poi in età classica a una relazione con l'Egitto molto forte. Platone ne parla ripetutamente, ne parla sicuramente nel Fedro, in una delle pagine più discusse, perché poi è stata anche al centro delle teorie non scritte di Socrate, e ne parla in un modo che ci ha fatto molto riflettere. Che Egitto presenta Platone? In un dialogo con Thoth, un sovrano mitico dell'antico Egitto, nel Fedro dice che la scrittura che Thoth avrebbe donato agli uomini in realtà non deve essere diffusa fra il popolo, non ci devono essere quegli insegnamenti che possono poi corrompere. In realtà sappiamo dalle fonti antico-egizie che esiste esattamente il contrario. In Egitto noi abbiamo i cosiddetti Sebait, che sono questi testi sapienziali dove con una perifrasi pseudoepigrafica si immagina che una persona anziana insegni al proprio figlio ad essere un bravo egiziano, e per essere un bravo egiziano la scrittura è fondamentale. Forse qualcuno di voi avrà letto il testo della Kemet dove si legge: ti farò amare i libri più di tua madre, e si continua facendo una analisi di quali sono le professioni. Certo, il faraone, se deve mandare degli ambasciatori, non può mandare il porcaro, non può mandare colui che fa il lavandaio, non può mandare l'agricoltore, manda l'ambasciatore perché ha studiato. E si commenta ulteriormente: passeranno le piramidi con le porte di bronzo, non passeranno le parole di coloro che sanno. Ecco, su questo tema, coloro che sanno, è un qualcosa che affascina moltissimo Platone. Nella lettera settima Platone dice che un uomo di cultura media non si può definire tale se non ha, se non è stato per un periodo medio-lungo in Egitto. Tutti sappiamo poi la grande discussione della Politeia, libro decimo della Politeia, l'arte che deve essere scacciata dalla città ideale perché mimesis mimeseos, ad eccezione del arte egizia, dice Platone. Infatti l'arte egizia, a differenza dell'arte, non ha quella caratteristica di difzerei tus neus, di corrompere i giovani, perché non è imitazione. Interpretazione peraltro di cui siamo ancora vittime, e gli egittologi fra di noi sanno quanto è difficile guardare l'arte egizia togliendosi gli occhiali dall'interpretazione greca e romana. Sulla fascino dell'antico Egitto potremmo dire che possiamo avere quantomeno tre periodizzazioni, perché c'è un fascino di un paese lontano che si cerca di cogliere e di guardare da lontano, che come abbiamo visto entra dalle fonti, sin dagli albori delle fonti greche. C'è la fondazione di Naucrati e quindi un rapporto molto più forte, anche se non dobbiamo dimenticarci, come hanno dimostrato i lavori dei survey nel Peloponneso del professor Bintleff, che già in età del bronzo abbiamo massiccia presenza di cultura materiale egizia presente addirittura nel Peloponneso. Abbiamo poi la fase di avvicinamento e di viaggio, la fase classica. Il padre della storia è andato in Egitto, anche se su qui apriamo un dibattito lunghissimo se Erodoto sia andato o meno, e su Erodoto adesso voglio fare un approfondimento. E poi però entriamo in una fase che è la terza fase, la terza periodizzazione, che è quella del contatto diretto. Dopo la conquista di Alessandro Magno, dopo la fondazione di Alessandria d'Egitto, già con Tolomeo I Sotere, con Tolomeo II Filadelfo, c'è una relazione strettissima con la Grecia. E lì c'è la composizione di una serie di testi che per noi sono ancora fondamentali. Manetone, che dà una periodizzazione in 30 dinastie, anche se noi non conosciamo il testo nella sua originalità, ma lo conosciamo nelle epitomi, soprattutto quelle presenti in Flavio Giuseppe nella Contro Apione. E poi non possiamo certo ignorare
Diodoro Siculo e la biblioteca storica. Non possiamo certo ignorarlo in questa sede, Plutarco, il Deiside et Osiride, con quanta poi fortuna questo ebbe anche nel Nachleben dell'idea d'Egitto. Ma torniamo un attimo agli storici, che per noi sono le fonti fondamentali. Torniamo un attimo ad Erodoto. Non voglio entrare nella diatriba molto forte se ci sia stato o meno, se Erodoto sia stato o meno in Egitto, ma voglio analizzare alcuni passaggi del secondo libro. Come sapete, il secondo libro delle storie è completamente dedicato all'Egitto, per vedere cosa lui dice e per vedere quanto questo sia o meno verosimile. Permettetemi di fare una piccola parentesi. La professoressa Picone parlava prima di ibridazione di saperi e della necessità di sedersi attorno ad un tavolo. Ci sarebbe un qualcosa da fare subito, e sarebbe bello se si riuscisse a fare qui, noi stiamo cercando di farlo a Torino, ovvero togliere uno steccato disciplinare che non ha più senso d'essere, ovvero dire che la papirologia non è solo la papirologia greca e romana, come è nata per tradizione, e quando è nata per tradizione i geroglifici non erano ancora stati decifrati e non si leggeva lo ieratico, perché esiste una papirologia, che però così non può essere definita, di testi ieratici. È un po' assurdo che le due cose siano separate. Finalmente a Torino abbiamo un nuovo ordinario che è appena arrivato di papirologia, e il primo atto che ha fatto è stato portare gli insegnamenti di papirologia al Museo Egizio e formare papirologi che siano sì papirologi greci, ma formare anche degli ieratisti che la stessa materialità, lo stesso supporto materiale sappiano trattare e su questo sappiano leggere. L'integrazione di fonti viste da parti diverse è ciò che continua ad esserci molto poco. I classicisti hanno un approccio da classicisti, gli egittologi dagli egittologi. Dobbiamo entrare in dialogo e dobbiamo far rientrare anche in macro discipline come la papirologia quello che a tutti gli effetti lo è. Allora, veniamo un attimo ad Erodoto. Usiamo Erodoto un po' come un caso per vedere che immagine dell'Egitto arriva in Grecia e poi dalla Grecia andrà a Roma. Allora, lui dice subito, libro secondo, 35, che sull'Egitto lui ha molto da dire. In nessun altro paese del mondo ci sono tali e tanti monumenti, e in nessun altro paese del mondo si può vedere da luogo a luogo edifici che sono così magnifici. Per questo ho deciso di prendermi il tempo per parlare dell'Egitto. Beh, ovviamente già l'introduzione, un egittologo non può che essere d'accordo. L'Egitto è il centro del mondo. L'Egitto come lo vide lui, l'Egitto, teniamo presente che l'Egitto che vediamo noi oggi, ovviamente come in tutti i posti dove ci sia una forza antropizzazione, è molto diverso. Quando Erodoto andò in Egitto il numero di abitanti era 5 milioni, oggi il numero di abitanti in Egitto sono 120 milioni, la striscia di terra però in cui si può abitare è esattamente la stessa, che rende l'Egitto uno dei paesi più abitati al mondo, anche se le classifiche non lo qualificano come tale perché si prende tutta la superficie, compreso il deserto, ma c'è un piccolissimo lembo di terra dove si può abitare. Sappiamo che Erodoto, o chi per lui, soggiornò a Tebe. Si è fatto un'analisi di fino a dove Erodoto possa essere arrivato, e si pensi che lui possa essere arrivato probabilmente fino all'altezza di quello che oggi è Edfu. Sicuramente non è arrivato ad Assuan, perché ci sono delle affermazioni che lui fa nel testo in cui si capisce che non è arrivato ad Assuan. A Tebe, va a Tebe Ovest e visita la città dei morti e incontra e vede sicuramente i colossi di Lemnon, altra cosa di commistione fra classicità ed Egitto, perché si chiamano di Memnon. Ovviamente Memnon non ha nulla a che fare con l'antico Egitto, è un principe
etiope che combatte nella guerra di Troia e che muore, però ha una caratteristica, è il figlio di Eos, e quindi la madre al mattino lamenta la sua dipartita, e questi colossi si chiamano così perché al mattino, con la differenza di temperatura, si usava un sibilo, sibilo che non si sente più dopo i restauri fatti da Settimio Severo. Peraltro c'è in tutti i colossi, soprattutto nel colosso sud, sono completamente coperti da graffiti greci, come completamente coperto da graffiti greci il tempio di Luxor, dove ci sono tutti questi testi di Proskynesis, e, cosa che quasi nessuno sa, la parola Luxor, in arabo Luxur, plurale di Kasr, Kasr si capisce subito, la traduzione araba di Castrum, la parola Luxor attesta una occupazione, un accampamento della città stessa fatta da Diocleziano nel 301 d.C., quando lui venne e fece un Adventus Imperatoris e trasformò il tempio di Luxor nella sua residenza. Allora, ritorniamo però al V secolo a.C. Erodoto va a Tebe Ovest, vede i magnifici templi cosiddetti di milioni di anni, che sono i templi di culto dei faraoni. Qui vediamo Medinetabu con tutte le sue stratificazioni, fino ad arrivare ad Antonino Pio, ma pensiamo che Medinetabu è il luogo che nella teologia egizia è così importante, perché da lì nacque l'Ogdoade in una delle versioni sulla creazione del mondo. Erodoto continua, e qui c'è un frammento, il frammento 301 di Ecateo. Ho detto che non voglio entrare nella diatriba se Erodoto ha o meno copiato da Ecateo, però qui abbiamo un'assoluta corrispondenza, e Erodoto dice: anche con pochissima perspicacia e senza nessuna forma di sapere, ogni visitatore che sia attento può capire che chiunque, qualunque marinaio greco vada verso l'Egitto, capisce immediatamente che l'Egitto è un dono del Nilo, e per questo gli abitanti vi possono abitare. Fra l'altro, differenza, abbiamo due versioni, Doron tu Nelu o Doron tu Potamu. E su questa questione Erodoto, come anche Diodoro Siculo nella Biblioteca Storica, tornano più volte. L'Egitto sarebbe questo paese un po' strano, molto diverso dalla Grecia. Erodoto su questo ci torna in continuazione, fra l'altro è un topos che continuerà ad esserci. Erodoto dice: l'Egitto è davvero strano, perché i fiumi scorrono da sud a nord e non da nord a sud. Poi perché le donne stanno per strada, gli uomini stanno in casa, e dice addirittura: pensate che nell'espletare le funzioni fisiologiche gli uomini lo fanno seduti e le donne invece in piedi. Quindi questo paese è molto strano, un paese strano, e il topos che l'Egitto sia un'alterità strana torna fino in Plutarco, la loro adorazione di dei che sono terioformi. E però c'è anche quest'altra cosa su cui Erodoto insiste: gli egiziani in sostanza non devono far nulla, perché è il Nilo stesso che dona prosperità all'agricoltura. E infatti Erodoto ci torna sempre nel libro 2, paragrafo 12, dove dice che è un fiume talmente importante che ha un effetto magnifico sul terreno. Beh, è una percezione che tutti noi possiamo avere, il fiume che divide in due il paese. Qui siamo ad Assuan, qui siamo dove c'era il confine. Pensate che questo era il luogo dove Vespasiano, siamo a Siene, aveva fissato il punto del pagamento dei beni. Quindi coloro che importavano a Roma beni che venivano per esempio dalla Nubia dovevano pagare qui la tassazione imperiale sul valore del bene, sul valore di mercato del bene a Roma, e questo creava una serie di problemi immensi, perché
ovviamente immaginatevi come ci si doveva indebitare per poter pagare su un bene che non era ancora venduto. Interessante che venga scelto questo luogo come confine, perché questo è sempre stato un confine naturale. Qui siamo all'inizio di quel territorio di 120 chilometri che è il cosiddetto territorio nubiano, che ci porta dall'Egitto, diciamo dalla valle nilotica, fino al confine con quello che oggi è il Sudan. Inizia il luogo delle cosiddette cataratte, dove quindi non si può continuare a navigare. Sappiamo addirittura da una fonte molto antica, una tomba del VI secolo appartenente ad Arkuf, sempre trovata ad Assuan, che l'unico modo per penetrare nel paese da qui è quello di farlo via terra. In testi latini si parla poi dei cosiddetti acquiferi, che sono coloro che dovevano portare l'acqua e trovare delle fonti d'acqua. Sappiamo che Arkuf provò per ben 3 volte di andare verso la Nubia e non ci riuscì. Paesaggio mutato, ovviamente, mutato da questa che è forse una delle opere idrauliche più importanti che siano state costruite negli anni 70 del secolo scorso, la diga di Assuan, con la creazione del lago Nasser, che permettetemi di dire anche per inciso è anche adesso responsabile del degrado enorme dei templi, Renata, perché purtroppo i templi in arenaria erano stati costruiti per essere molto umidi per 3 mesi all'anno quando c'era l'inondazione, ma poi per essere molto secchi. Adesso con l'agricoltura intensiva si è alzato il livello dell'acqua e i templi sono impregnati d'acqua, il sole poi fa emigrare i sali in superficie e si stanno sfaldando sotto i nostri occhi. Io ho partecipato a un progetto di dewatering project, di trench costruiti attorno a questi templi per far abbassare il livello dell'acqua, però purtroppo abbiamo solo guadagnato un po' di tempo e questo è un problema enorme, per non parlare poi del problema della mutazione climatica. 1.300.000.000 di metri cubi d'acqua crea evaporazione, crea nubi e crea un regime di pioggia che non era conosciuto. Sicuramente Erodoto non penetra nel cuore della Nubia. Questo territorio in cui vengono costruiti i grandi templi, questo è il tempio di Abu Simbel, il tempio di File, il tempio di Calapsha, tempio costruito all'età di Augusto, perché sappiamo che non arriva fino a lì. Sul fiume, come vi dicevo prima, Erodoto torna e dice che in realtà la differenza importante fra l'Egitto e la Grecia è che qui gli egiziani non devono lavorare, mentre i contadini in Grecia si devono impegnare perché per arrivare al raccolto, loro invece possono guardare i fiumi che vengono inondati e aspettare un raccolto che sarà importante e ricco, perché il fiume da solo raggiunge le loro terre. Ma è proprio così? Allora, innanzitutto l'osservazione, vedete questa linea di demarcazione che è incredibile, che in Egitto è nettissima, non c'è un passaggio dalla vegetazione al deserto, c'è, e questa è una foto presa dalla montagna sopra Deir el-Medina, vediamo il Ramassium e vedete, finisce il luogo in cui il Nilo arriva e inizia immediatamente il deserto. Però se noi andiamo a guardare le mastaba, questa è la mastaba di Ete per Achti, vediamo che gli egiziani non è che proprio stessero lì ad aspettare, il Nilo arrivava e loro non avevano niente. Anzi, il lavoro della terra è rappresentato assieme a queste scene quasi idilliche, invece di una natura che può invece svilupparsi e andare avanti essa stessa. Però c'è la domesticazione degli animali, ecco i vitelli che vengono legati e che poi vengono portati al pascolo. C'è addirittura il tentativo di addomesticazione delle iene, come sono rappresentate nella mastaba di Mereruca, dove si vede che cercano un'alimentazione forzata delle iene. E poi, vabbè, scene in cui la natura fa
viene rappresentata nella sua libertà. La navigazione, altro tema che interessa molto Erodoto, su cui torna anche Diodoro Siculo. Cosa significa navigare in Egitto? Allora Erodoto, e questo è una delle cose che ci chiediamo tutti, ma come fa ad essere stato in Egitto se poi dice quello che dice, fra un po' vi dirò. Perché Erodoto dice, se c'è un vento forte, le navi non possono navigare controcorrente. Sapete che in Egitto, fra l'altro, i verbi egiziani sono molto precisi, ci sono due modalità di navigare, uno da sud verso nord, quindi secondo corrente, uno controcorrente. E dice, in quel caso hanno bisogno di persone che dai lati trascinino le barche, perché altrimenti non riescono a navigare. Allora, questa è una cosa su cui gli egittologi hanno sempre detto, ma è assolutamente impossibile, Erodoto non può essere stato in Egitto. E invece io penso di aver capito cosa ha visto. Ovvero lui, e lo dice, con un... lui intanto dice di non aver mai parlato, scusate, non ho fatto una premessa che però è fondamentale, Erodoto dice di non aver mai parlato col capo dei sacerdoti, ma di aver sempre parlato con personale, diciamo di secondo rango del Tempio. Erodoto parla in greco e ha un traduttore, quindi c'è sicuramente stato un problema di competenza e di comprensione linguistica. Erodoto non capisce, ma non aveva capito nemmeno Platone. Platone sbaglia completamente a situare l'antico regno, sbaglia completamente le cronologie. Erodoto non capisce la stratificazione e la diacronia del tempo. Quindi quando gli dicono delle cose, lui fa molta confusione e tende a far arrivare i livelli l'uno sull'altro. E guardate, allora, cosa vi sto facendo vedere? Questo è l'Amduat. L'Amduat è il testo cosmografico cosiddetto del Nuovo Regno che narra il viaggio del Dio Sole nell'aldilà, e vedete c'è la barca del Dio Sole sopra che viene tirata. E questa barca, questo tirare la barca, lo vediamo nella tomba di Horemheb. I testi ci dicono che la barca non riesce a navigare perché si trova nei perigli controcorrente, ma non solo quelli del Nilo, sono quelli di un fiume nell'aldilà. Ecco, e in questo noi vediamo queste compenetrazioni. Lo vediamo, questo è un papiro del Museo Egizio, sempre, vedete, nel momento cosiddetto della resurrezione dell'alba, la barca viene tirata. E poi c'è una cosa su cui noi egittologi ci siamo interrogati da... c'è una letteratura infinita su questo, su una parola che Erodoto si inventa. Questa parola è baris, che è una parola egiziana, è un hapas legomeno, la parola è sarit. E cosa si riferisce? Si riferisce ad una deriva fatta di vimini che veniva posta a prua della barca per permettere alla barca di continuare ad avere il suo corso senza che questo deviasse. Cosa molto strana, una deriva sul davanti e non una deriva dietro, discusso. Ebbene, in realtà anche qui Erodoto ha visto una rappresentazione nelle tombe. Questa è la tomba di Ramose, che ho studiato e pubblicato io, e davanti, vedete, a prua, dove c'è quella specie di torretta, quella è una deriva che viene calata e alzata. La dea che si trova davanti si chiama Sarit, questo Sarit diventa Baris in greco, ed è proprio quello che lui vede nelle tombe. E quindi c'è questo livello continuo di mischiare quello che lui vede, e vede rappresentata delle navigazioni, non capisce di cosa si tratti e chiede cosa è lì rappresentato, gli vengono date le spiegazioni e poi lui lo scrive. Quindi questi due livelli, mitologico, religioso, quello che vede nei testi, quello che vede nei templi, quello che vede nelle tombe, e come poi lui lo rielabora per parlare invece della navigazione normale. Fra l'altro qui è molto interessante perché il cesto di vimini non c'è, ma c'è semplicemente la dea con il nome Sarit davanti. E poi
una bellissima affermazione. Ovviamente, come tutti sapete, la cosa che stupisce di più Erodoto, e ci ritorna Diodoro Siculo nella Biblioteca Storica, è l'inondazione del Nilo. Com'è possibile che ci sia l'inondazione del Nilo? E allora dice, ma è assolutamente folle quello che dicono gli egiziani, ovvero che l'inondazione del Nilo, che avviene d'estate, sapete, all'inizio del nuovo anno, sia a causa dell'acqua che si scioglie, a causa della neve che si scioglie. E lui dice, ma il fiume scorre dall'Africa attraverso l'Etiopia che è ovviamente la definizione della Nubia, e arriva in Egitto e quindi va da paesi tropicali verso paesi più caldi. Come può essere che verso paesi più freddi, scusate, come può essere quindi che nelle zone del sud che sono calde ci possa essere la neve? Allora questa cosa ci può far sorridere, ovviamente Erodoto non va in Nubia, ovviamente non c'è conoscenza delle alture dell'Africa centrale, però in realtà è di un'acutezza. Come fa Erodoto? Erodoto, come sapete, chiede più volte quali cause ci sono per un determinato fenomeno, ne fa anche una gerarchia e poi dice questo secondo me è più verosimile. E allora, ovviamente, come vi ho detto, non è stato in Nubia, però è interessante se andiamo a vedere dei testi coevi, perché nella grande sala ipostila di Amenote III, che è questa, esattamente in questo punto, esiste una delle iscrizioni ieratiche più importanti che si siano conservate e risale al re Orsocon II, in cui si parla di questa inondazione che ha superato le dighe e gli argini dell'Egitto e tutti vengono travolti, tanto che il testo dice che le persone sono state trasformate in anitre e quindi dice gli abitanti sono come dei nuotatori in un'onda. E poi la cosa interessante è alla fine del testo, perché in sostanza dicono ma cosa può intendere un uomo? Ecco, altra cosa su cui i greci cercano di vedere una differenza rispetto agli egiziani, cioè i greci si interrogano, fanno un'eziologia, invece gli egiziani si abbandonerebbero, no? Però in questo caso gli egiziani dicono cosa può intendere un uomo? Api entri come tu hai ordinato e riempi il tempio nella sua profondità, appari a Tebe, poi si chiede ma forse abbiamo pregato troppo, forse abbiamo pregato troppo Api e questo è il motivo per cui tu sei venuto. Ditemi se quando mi devo interrompere perché posso avere ancora 5 minuti? Sì. Allora, altre cose su cui si dicono che si è molto discusso se Erodoto sia stato in Egitto, perché dice in Egitto non c'è vento. Allora, chiunque di noi abbia lavorato in Egitto, ecco, questo è come sono io allo scavo in genere, insomma, un po' di vento c'è, fra l'altro, come chi ha lavorato in Egitto sa, c'è il cosiddetto Hamasin, sono 40 giorni di vento tremendi fra marzo e inizio aprile, che è sempre il periodo in cui si cerca di evitare lo scavo. Questo è come noi ci vediamo, non vi posso dire che situazioni sono. E allora si dice, ma come può esserci stato? Dice anche che nessuna donna in Egitto può avere un titolo sacerdotale e sia esso questo a servizio di una divinità maschile o di una divinità femminile. Questa funzione è solo per gli uomini. E questa è un'altra cosa su cui noi egittologi, perché è esattamente il contrario. Però anche Erodoto si contraddice, perché dice secondo i sacerdoti del dio tebano Zeus, una volta ci sono state due donne, solo una volta, che hanno lavorato nel Tempio.
Beh, allora è inutile che vi faccia vedere quante sacerdotesse antiche egiziane abbiamo, ne faccio vedere solo una bellissima, Imert Nebes, che è una sacerdotessa del Medio Regno, il cui ruolo è appunto di essere una sacerdotessa Her Imen, che lavora per Amon, o questa magnifica che tutti conoscete, è la sacerdotessa Kamarama, VII secolo avanti Cristo, che è conservata al Louvre. O Amenirdis, all'interno di un tempio che è proprio dedicato alla God's Wife Chapel, alle adoratrici di Amon, che si trova, che è quel tempio, tempietto più in alto, che è tutto dedicato alle adoratrici di Amon, sorelle del sovrano che dovevano diventare sacerdotesse, dedicare la loro vita al culto e non sposarsi per non avere figli. Allora, è interessante vedere come la sua descrizione del, vado un po' veloce perché sennò non finisco, del ippopotamo, dobbiamo ad Erodoto peraltro il nome ippopotamo, perché da come lo descrive sicuramente non l'aveva visto. Però voglio concludervi con la seguente cosa. Erodoto 2,74 dice: vicino a Tebe vivono dei serpenti che sono cari a Zeus. Questi serpenti sono assolutamente non pericolosi, sopra le loro, sulla loro testa hanno due corna, dopo la loro morte vengono sepolti nel tempio del loro dio protettore Zeus, e ovviamente Zeus intende Amon. Allora, qual è questo serpente così innocente? È quello che vedete ripetuto in continuazione, che è la cosiddetta vipera cornuta. Che sia così innocente, no, è forse il serpente più velenoso, lo chiamano anche il serpente dell'ultima sigaretta, e peraltro è il serpente che ti attacca. Eccolo qui. Fra l'altro gli egiziani, perché era così ripetuto, lo vedete ovunque, perché è il pronome personale di terza persona, è il pronome possessivo di terza persona, è in continuazione ripetuto e ha il valore fonetico della F, che si pensa sia onomatopeico, perché le vipere cornute emettono un sibilo e quindi probabilmente per questo è stato utilizzato. Vi auguro di non incontrarla mai, perché non è una cosa così interessante, insomma, se la incontrate poi probabilmente non avete il tempo di raccontare che l'avete incontrata. Nel paragrafo immediatamente successivo però Erodoto dice: sono stato in Arabia perché volevo una volta informarmi e vedere quali, cosa sono questi serpenti con le ali. E allora qui ovviamente si dice di nuovo l'alterità, l'Egitto che viene rappresentato come un qualcosa di diverso, l'Egitto che è questo paese strano, questo paese esotico, com'è possibile? E poi però mi fermo qui perché vi voglio raccontare una cosa. In realtà anche qui dobbiamo un attimo riflettere, in genere i classicisti dicono: ma qui c'è una categoria ben precisa, che è quello degli taumastà, dei mirabilia che vengono raccontati, però a volte Erodoto, come tutte le fonti, vanno capite anche sul campo. A me è successo durante lo scavo di aver un giorno, una mattina, i miei operai mi dicono: non possiamo penetrare nella tomba. E io chiedo loro perché, e mi dicono: perché all'interno della tomba è stata trovata una trescia. Trescia non era una parola araba che io conoscessi, e quindi comincio a chiedere cosa fosse. E loro mi dicono, chiedo se fosse un serpente, mi dicono di no, dicono che è un qualcosa che può saltare, e quindi pensavo uno scorpione, fino a 4 metri, e che se ti morde moriva immediatamente. Alla fine abbiamo dovuto chiamare un incantatore di serpenti, cosa interessantissima, perché è venuto citando delle frasi in copto
che derivano dal trattato di ofiologia che si trova nel papiro ofiologico di Brooklyn, quindi c'è una tradizione incredibile, anche lì una commissione di livelli perché si viene ancora formati su questo all'Azhar, la più antica università del mondo, dove si insegna quindi ad avere dei metodi per liberarsi dai serpenti, e l'idea è che questa trescia possa volare. E le persone nel villaggio ancora oggi dicono che vola. E perché può volare? Semplicemente perché può saltare fino a 4 metri. Beh, questo è un piccolo esempio per farvi capire come a volte, senza giusta mediazione linguistica, senza comprendere i vari livelli, è molto difficile guardare le fonti e comprenderle. Che valore hanno per noi egittologi? Beh, importantissime, perché scorro solo un attimo perché non ho tempo di farvi vedere tutto. Sono importantissime, per esempio, per tutto il rituale della mummificazione. Sapete che è Erodoto l'unico che ce ne parla in maniera diffusa o non correttissima, nel senso che adesso i dati che stanno emergendo ci fanno vedere un mondo molto più complesso. E lo dobbiamo, e ritorno a quello che diceva però la professoressa Picone, dobbiamo leggere le fonti classiche mettendole in relazione alle fonti antico-egizie e cercando entrambi di capire di più. Erodoto è uno dei casi in cui spero che pian piano sia stato superato, ovvero che non venga affrontato dai classicisti in un modo e dagli egittologi da un altro, ma che insieme si possa capire quello che abbiamo. Sì, questa è la parte che riguarda la mummificazione. Ci sono a volte delle mummie che ci fanno capire in modo molto chiaro, come questa, l'apertura sul torace, l'eviscerazione, l'esceverazione. Fra l'altro questa è una mummia romana, solo le mummie romane hanno quel metodo di sepoltura, ovvero con il mento schiacciato verso il petto, che è un simbolo apotropaico perché significa che non sta più dormendo, si sta risvegliando e quindi sta tornando a nuova vita. Però quello che ci dice Erodoto, ovvero le tre modalità di mummificazione per cui solo i più ricchi si sarebbero stati eviscerati e scerebrati, mentre gli altri, poi c'era un secondo livello in cui gli organi venivano tolti e rimessi all'interno, fra l'altro. Anche questo invece non è un secondo livello, ma è un'evoluzione di mummificazione che osserviamo dal primo millennio in poi. Dopo, quando dice invece quelli più poveri non si fanno eviscerare, ma viene introdotto della resina tramite lano, lano viene cucito, poi si scuce dopo una decina di giorni e tutti gli organi interni, come fossero degli umori, escono. Ebbene, noi al Museo Egizio abbiamo dimostrato esattamente il contrario. Checha e Merit, siamo ai massimi livelli della società del Nuovo Regno, invece non sono state scerebrati, non sono stati eviscerati, e stiamo addirittura ipotizzando che ci potesse essere un metodo completamente contrario, che è quello che poi viene usato in un contesto completamente diverso in Cina, ovvero di immergere i corpi in una soluzione di natron che potesse poi invece permetterne la conservazione. Per farlo dovremmo fare delle analisi invasive, e guardo Valeria, che non faremo perché dobbiamo ovviamente preservare i nostri resti umani. Chiudo davvero su un tema etico. Questa mummia che è sempre stata esposta, io l'avevo forse esposta in modo un po' crudo, perché commentando Erodoto avevo fatto vedere in vetrina tutti gli oggetti che erano utilizzati ed era, io l'avevo trovata così, avevo leggermente cambiato la vetrina, adesso invece è stata ritirata dall'esposizione per problemi etici, perché è stata messa in magazzino. Cosa interessante, perché poi invece il pubblico adesso sta chiedendo che ritorni. Scusatemi se mi sono un po' dilungato, ma volevo cercare di darvi qualche spunto su come si possono leggere le fonti antiche. Grazie.
ringrazio Cristian Greco che ci ha letteralmente affascinato con il fascino dell'Egitto e con la sua straordinaria competenza di questo mondo. Darei la parola adesso a Giuseppe Scarpati che ci parlerà, prima di andare tutti insieme sul luogo, dell'avvio degli scavi da parte del Parco Archeologico. Prego. Scusa Renata, forse possiamo dare la possibilità di fare... Scusami, non ti ho visto. No, sei compatto. Perdonami, non ti ho proprio visto arrivare. Scusate, non avevo visto che è arrivato il direttore. Forse possiamo dare la possibilità di fare delle domande? Ah, come no. Brevemente? Mi sembra di sì. Mi sembrava sono molto tutti molto affascinati da questo racconto ed è molto bello. Qualcuno ha qualche domanda da fare al professor Greco in merito alla sua bellissima comunicazione? Non abbiate timore, anzi ci fa piacere. Toscano, ha qualche domanda da fare, professor Greco? Io non mi aspetto di vedere il cantiere, di quello sono molto curioso. Allora, forse faccio io una domanda perché l'invito era appunto di parlare, come hai fatto in maniera magnifica, della percezione. E ci sono tanti errori, come ci hai fatto vedere, nella descrizione che Erodoto fa del rito della cultura egiziana, che poi sono la fonte di altri errori, no? Basta guardare qui il santuario di Isile con l'iscrizione che non c'entra nulla, ma era importante avere questo segno, o anche i cosiddetti paesaggi nilotici, che poi sono un mondo totalmente inventato che ha poco a che fare con quello egiziano. Ma in questi fraintendimenti c'è anche un valore creativo. Sono semplicemente problemi di lettura che bisogna poi correggere oggi, o c'è anche una forza creativa nel non comprendere? È una domanda interessante. Sicuramente c'è un problema di... e questo lo si vede in maniera molto molto esplicita in Platone. Ho iniziato parlando del Fedro e quella pagina del Fedro dove si parla della scrittura e del fatto che la scrittura non debba essere comunicata e insegnata secondo un fittizio re egiziano, cosa che invece non corrisponde, perché noi abbiamo invece una serie di testi che ci insegnano esattamente il contrario. Allora, mi sono molto interrogato su questo. Innanzitutto c'è un problema di profondità cronologica che non viene colto fino in fondo, perché quando noi parliamo d'Egitto, parliamo come un Egitto monolitico, in realtà parliamo di un Egitto che quando Platone opera le piramidi erano già state costruite 1500 anni prima, quindi anche per i greci quella era antichità, sulla quale viene esercitato un fascino che Platone esplicita in maniera molto chiara, soprattutto nella lettera settima. Quindi io faccio molto spesso un paragone con noi. Siccome le cronologie sono un po' le stesse, come noi cerchiamo di interpretare il passato, di comprenderlo, e lo interpretiamo in maniera parziale e poi lo costruiamo il passato, perché ovviamente in quello che noi non riusciamo a comprendere, dove troviamo dei gap, facciamo delle connessioni e ricostruiamo, come tu dici, in maniera creativa. Forse il passato esiste solo in forza del presente, il passato che noi ricostruiamo non è il passato oggettivo, ma è una parte parziale, e questo, molto di questo è successo. Teniamo presente poi che è un Egitto... per noi egittologi l'Egitto che conoscono i greci è un Egitto completamente variato, non è più l'Egitto del secondo millennio, l'Egitto del nuovo regno, l'Egitto del primo millennio, l'Egitto ha già subito un'invasione cuscita, un'invasione libica, non c'è più un'unità statuale, ci saranno poi le due invasioni, l'occupazione persiana, l'invasione assire, e quindi
è comunque un Egitto molto cambiato. Io faccio un po' il paragone, è come se Erodoto oggi venisse qui e ci chiedesse di com'era vivere nel tardo impero e lo chiedesse a delle persone le quali potrebbero dare, fra l'altro lui è molto esplicito nel dire che non riesce mai a parlare con il grande sacerdote di Amon e parla con mediazione linguistica, quindi sicuramente c'è stato un errore interpretativo. Poi c'è stato, secondo me, un adattamento con gli strumenti che loro avevano per renderlo più comprensibile usando gli strumenti che avevano. Quindi hanno grecizzato, a volte non capendolo, a volte volendo grecizzare. Poi noi, perché poi la cosa incredibile, e come dicevi tu, è che la forza di Erodoto è poi importantissima per la conoscenza di Egitto, perché poi si conosce quell'Egitto nell'impero romano, e poi la forza che avrà per la conoscenza nostra, che continua ad essere per noi cosiddetti orientalisti, anche se la parola orientalista oggi non può più essere usata perché non è corretto, ma diciamo per coloro che si occupano di Asia occidentale e di costa nord dell'Africa, continua ad essere un problema vero il fatto che non guardiamo, cioè arriviamo anche noi sempre con un bagaglio culturale classico, ed è quello il modo in cui il padre della nostra disciplina, Jean-François Champollion, quando, contrastando Winckelmann, al Museo Egizio dice: ma allora una storia dell'arte dell'Antico Egitto esiste? La prima cosa che fa, chiama il Ramses II Apollo Belvedere dell'Antico Egitto per nobilitarlo. Ma ti do un altro esempio in cui c'entra tantissimo Pompei. Borchardt, quando si decide di costruire il Tempio in piazza Tahrir, si decide che le pareti del museo debbano essere di rosso pompeiano per nobilitare questi resti che non sono. Questa è stata poi la nostra interpretazione, in cui noi abbiamo voluto vedere nella Grecia e Roma la celebrazione dell'Occidente, e l'alterità che i greci sentivano era un'alterità che noi abbiamo preso. Poi sai, l'alterità che i greci sentivano era una cosa molto molto greca, ovvero loro comunque si sentivano all'apice della comprensione di determinati fenomeni, e gli egiziani erano un qualcos'altro. Poi quanto derivi da non comprensione, da tempo che sia passato, dal volere in maniera conscia creare delle cose, beh, questo è una domanda interessante che andrebbe approfondita. Grazie. Ricordare anche come chiaramente Winckelmann, quando cerca di distinguere l'arte greca, di separarla effettivamente da quella egizia, contro l'evidenza che lui stesso conosceva e citava, le similitudini, per esempio nella statuaria monumentale, lui deve anche misurarsi e argomentare contro Erodoto, nonostante tutti gli errori. Bene, allora, altre domande? Valeria Moretti. Io riporto un attimo la conversazione verso il basso, perché la mia in realtà è più una, diciamo, una domanda tecnica, di mia curiosità personale, riguardo alla mummia di bambino, che, diciamo, secondo quelli che sono i dettami della museologia attuale, è stata giustamente, secondo istanze etiche, portata in magazzino. Però c'è una comunità che la richiede. Mi chiedevo sotto quale forma è arrivata questa richiesta da parte della comunità, e qual è il momento in cui, appunto, questa immagine, un'immagine comunque brutale, quella del bambino in una vetrina, diventa un qualcosa che assume comunque un ruolo in quella che è la coscienza collettiva, e che diventa una sorta di... è come se ci fosse stato una sorta di... come se la comunità ne capisse il valore, e in certo senso questa istanza etica viene meno perché fa parte di quell'immaginario. Cioè, come è avvenuta questa richiesta? Voi avete una serie di meravigliosi questionari, lo so, e come mai, secondo lei?
Allora, innanzitutto sulla, sull'esposizione, mi sentite? Sì. Sull'esposizione e sulle istanze etiche, come tu sai, è molto complesso, perché il codice ICOM, a dire il vero, dice, non pone nessuna differenza fra esposizione e tenerla in magazzino, perché non si risolve sottraendolo agli occhi dei visitatori, cioè si risolve un problema cogente, nel senso che non c'è il visitatore che protesta, però adesso è in uno scatolone in magazzino, e mentre tutta la questione della rimozione dei resti umani dai musei è votata al fatto se il valore della sepoltura sia un valore universale che precede ovviamente quello della conoscenza dell'esposizione. Quindi secondo me, ed è un problema che io, sul quale mi interrogo tantissime volte, perché non tanto per una mummia intatta, ma noi abbiamo, io ho delle teste mozzate, perché si portavano teste o mani o cassetti di mani, che non posso esporre, però sono un problema. Ho un piede fino alla tibia, e cosa faccio? E quindi, insomma, i resti osteologici sono complessi, perché fra l'altro forse a volte invece mi interrogo se non sarebbe molto giusto, in un processo di decolonizzazione del museo, fargli vedere e dire guardate che i viaggiatori che andavano in Egitto questo facevano. E però lì adesso c'è un accordo fra un po' tutti i musei egizi nel mondo di non esporre parti di corpi. Io, allora, era molto crudo come era esposto, mi chiedo se si potevano trovare delle soluzioni diverse, magari si poteva innanzitutto isolarlo in una sala, forse si poteva in parte coprire le pudenda, anche se questo comunque poi è una nostra proiezione, sì, sul mondo antico, per cui... come è avvenuto? No, è avvenuto in maniera molto spontanea, è nato un gruppo spontaneo di persone che, facendo un gruppo su Facebook, hanno cominciato a dire ridateci il nostro bambino. E cosa hanno cominciato a postare? Hanno postato le foto dei nonni che erano andati, cioè i nonni che erano andati in gita, la prima gita era stata al Museo Nazionale delle Antichità, avevano la foto del nonno bambino con il bambino lì, e poi foto che era rimasta in famiglia, e poi i genitori, e poi i loro figli. Quindi è stata una cosa dicendo questo appartiene alla memoria collettiva e non lo potete togliere. Ciò nonostante in questo momento è stato tolto. Bene, grazie. Io non so... Oh. Sì, se non ci sono altre domande... Allora facciamo un'ultima. Buongiorno. Lei giustamente si è concentrato molto sul fascino che l'Egitto aveva sul popolo greco e poi soprattutto romano. Sappiamo che il culto di Iside ha acquisito poi un fascino soprattutto misterico, è un fascino che continua a vivere poi anche, basti pensare al Corpus Hermeticum, eppure quando parliamo poi di misteri è inevitabile pensare all'esoterismo come pratiche magiche, qualcosa di occulto. Come dobbiamo noi studiosi e studenti non incappare in questo errore, guardare effettivamente ai misteri del culto di Iside come qualcosa di più meticoloso, scientifico, senza cadere effettivamente nel tranello dell'esoterismo? La ringrazio per questa domanda, che secondo me va proprio al cuore di come io, da egittologo, consiglierei di approcciarsi ai culti isieci, ai misteri isieci in età classica, partendo però da quello che sono. Allora le do subito un'indicazione bibliografica. C'è un libro meraviglioso, un po' datato, però è uno di quei seminal books, che è Ancient Egyptian Magic, scritto da Robert Rittner, che purtroppo è mancato due anni fa, troppo giovane, ma era professore all'Oriental Institute di Chicago, anzi, all'Institute for Ancient Cultures, perché adesso ha cambiato il nome. E, ecco, lui fa una disamina precisissima su cosa significhi magia, sulla difficoltà innanzitutto di usare il termine magia e mistero riferito all'Antico Egitto, perché hanno una...
una valenza sematica che inevitabilmente ci porta a pensare altro, quindi anche dal punto di vista onomastico i termini che vengono usati sono importantissimi, e lui fa davvero una disamina molto attenta su come il culto sia una cerniera che permetta di per gli egiziani di comprendere l'imponderabile, imponderabile che si trova in luoghi molto precisi, tutto ciò che vola, tutto ciò che penetra nella terra, tutto ciò che si trova nelle profondità del mare, che è anche il luogo in cui, secondo gli egiziani, vive la Dea del Cielo, cosa un po' strana perché la Dea del Cielo vive negli abissi della terra, nelle profondità del mare oppure nel cielo contemporaneamente. Ecco, partire da Rittner, partire da Corsera, l'Ancient Egyptian Magic, capire come erano i rituali, per poi comprendere quali aspetti sono stati isolati, perché poi c'è un aspetto preciso di Iside che viene isolato, che è la Iside salvatrice, è la Iside che fa tornare in vita Osiride, ed è la Iside che protegge Horus, vendicatore del padre, che sarà poi il legittimo successore di Osiride sul trono. Questo aspetto viene isolato, mentre Iside nell'antico Egitto è una varietà di altre cose. Iside è accomunata a Hathor, Iside è la dea dell'amore, Iside è la protettrice del sovrano, Iside Nefti ha una valenza regale molto importante. Poi ci sono queste commistioni, ecco, noi dobbiamo anche interrogarci, ma questo penso valga anche per il mondo classico, di cui ne so molto meno, è come noi peraltro poi interpretiamo. Gli egiziani non avevano nessun problema a rappresentare nella stessa scena Iside in maniera completamente diversa, con un'iconografia completamente diversa, e poi avere una rappresentazione esattamente identica, e quella non era Iside ma era Hathor, cosa che per noi un po' ci destabilizza, cioè qual è il valore dell'immagine, qual è il valore del testo e come loro percepivano questo politeismo, che peraltro anche lì è molto particolare. Sicuramente Plutarco non l'ha capito, neanche noi, poi chi dice che noi capiamo più di Plutarco, ma è certo che la disciplina va avanti, e quindi adesso gli studi di Asman ci dicono che in realtà non c'era un vero e proprio politeismo, ma c'erano queste cheperu, ovvero o ipistasis, manifestazioni del divino, che il dio era nascosto, quell'imene, ecco, anche sul dio nascosto è un qualcosa poi che viene tradotto in età classica in misteri, ma che in realtà nell'antico Egitto era una cosa completamente diversa. C'è poi un divario profondo, a mio giudizio, nella concezione teologica fra l'età dell'antico Egitto e l'età classica, è quella di non comprendere che l'Egitto aveva una teologia, una religione completamente immanente, pervasiva, perché tutto era divino, l'aria era divina, l'acqua era divina, il sole era divino, il vento era divino, tutto era divino. E la distinzione invece che abbiamo con la Grecia, in cui gli dèi vanno a vivere sull'Olimpo, hanno caratteristiche molto umane e sono una cosa diversa. E c'era sicuramente poi quel fascino ex oriente lux, quel fascino della scrittura che non capivano, e quindi usavano la stella di Sematawi Tefnacht, anche se non concerneva poi il ruolo del Tempio di Iside. Però io le consiglio di approfondire, partendo da Rittner, altro testo importantissimo è quello sulla religione del professor Borchhaus, per capire cos'è, e poi Jan Asman e Hornung, capire cos'è la religione in Egitto, perché poi da lì capire come poi è stata derivata ed interpretata nel periodo classico. Grazie, se può essere un conforto, parlando con gli storici delle religioni antiche, anche molti, la amica collega Gabriella Pironti dice che anche noi non abbiamo ben capito che cos'era il politeismo classico, e che una figura apparentemente
semplice come Venere, Afrodite, in realtà anche lì c'è una pluralità e una marea di funzioni. Basta pensare all'esempio che abbiamo qui a Pompei, la Venere fisica e tutte le accezioni che sono totalmente banalizzate poi nell'immagine della dea dell'amore semplicistica, e che era anche un motivo il suo rapporto con Iside a avviare questo nuovo progetto di ricerche di scavi di cui adesso sentiremo, anche per capire la relazione tra i due santuari. Di questo abbiamo parlato, il santuario di Afrodite, di Venere, che sembra essere più recente di quanto si immaginava, e quindi la domanda: che ruolo aveva il culto e il santuario di Iside in quel momento in cui ancora la grande dea, la Venere fisica di Pompei, sembra non avere ancora un luogo di culto monumentale all'interno della città. Quindi prego la parola a Giuseppe, e grazie ancora alla splendida conferenza. Grazie Cristian. Grazie. Allora, io mi faccio portavoce insieme alla collega Ilaria Cangiano di un gruppo di ricerca ben più ampio che sta, diciamo, lavorando a queste nuove ricerche sul Tempio di Iside. Ecco, adesso faremo una presentazione molto sintetica di quelli che sono i primissimi risultati dello scavo che è in corso da circa 3 settimane. Che però è stata, diciamo, quella fase anche propedeutica e l'inizio delle attività di scavo sono state anche un'occasione per fare un punto della situazione su quelle che erano le ricerche archeologiche pregresse svolte, diciamo, nel corso del Novecento, su cui avevamo dati e documentazioni piuttosto frammentarie, che però abbiamo avuto l'occasione di mettere a punto grazie anche al reperimento di documentazione che precedentemente, insomma, non era stata presa in considerazione, soprattutto in relazione agli scavi degli anni 50 svolti da Olga Elia e della fine degli anni 80 svolti da Antonio Barone. Comincerò io a presentarvi rapidamente, diciamo, questi primi risultati della campagna avviata alla metà di settembre. Ecco, questa è una pianta che siamo riusciti, diciamo, ora proprio in questi ultimi giorni a sistemare con l'indicazione di tutto quella che è la documentazione di scavo recuperata relativa agli interventi svolti nel corso del Novecento, quindi gli scavi del 50 della Elia che interessarono prevalentemente l'area del peristilio, i saggi di Barone che erano parzialmente noti ma che invece hanno interessato anche l'area del fronte meridionale su cui stiamo intervenendo attualmente. E poi va bene anche gli scavi più recenti, quelli del 2017, che sono appunto del progetto di scavi e ricerche promossi dal professor Osanna. Dunque, alla metà di settembre, quindi del 2023, ha avuto inizio questa nuova campagna di scavo presso il Tempio di Iside a cura della società Terre, seguita dall'archeologa Viviana Petraroli, che ringrazio per questi primi dati forniti. Io sono il gruppo di questo intervento, il direttore dei lavori è l'architetto Arianna Spinosa. Appunto, interventi che sono cominciati con lo scopo di indagare aree del monumento finora non sondate e di raccordare i numerosi dati emersi dalle campagne di scavo precedenti. A tal fine si è deciso quindi di concentrare le operazioni lungo il fronte meridionale del sito, interessando gli ambienti laterali frutto della sistemazione post-sismica del 69 d.C., quelli che vedete segnati in pianta con le lettere D, E, F e G. Denominazioni che sono state date da Barone durante gli scavi, appunto, della fine degli anni Ottanta. Quindi frutto della sistemazione post-sismica del 62 d.C. ad opera di Numerio Popidio Celsino.
E abbiamo avviato le attività da quello che diciamo noi abbiamo considerato l'ambiente 1 e che nella documentazione di Varone è denominato ambiente E, quindi l'ambiente più ampio che vedete sul fronte meridionale, una dimensione di 4,80 m per 3,5 m. Le operazioni sono di scavo sono ad una uno stadio ancora iniziale e hanno raggiunto finora la quota di meno 1,30 m e hanno consentito di individuare un palinsesto stratigrafico ricco di informazioni, ma seppure preliminari. Al di sotto della risiga legata alla disposizione muraria, frutto dell'ultima ristrutturazione dell'edificio, è stata individuata una concentrazione di natura carboniosa che ha restituito frammenti ceramici combusti e un'importante quantità di resti faunistici in corso di studio, concentrata specificamente nella porzione settentrionale dell'ambiente, interpretabile verosimilmente come traccia residuale di una prassi rituale. Questo evento è coerente con quanto rinvenuto nell'ultima campagna del 2017 e che potrebbe essere in qualche modo legata alla riedificazione dell'edificio a fondamento, come cita l'iscrizione dedicatoria. Al di sotto di questo strato, per circa 70 cm di profondità, è stato possibile riconoscere una sequenza stratigrafica composta da diversi livelli di deposito, probabilmente parte di una più ampia azione di colmatura che potrebbe essere testimonianza di un progetto di trasformazione dell'area nel corso del secondo secolo a.C., in concomitanza con le invasive operazioni di riconfigurazione urbanistica finalizzate alla realizzazione del Teatro Grande e l'ampliamento dell'area del Foro Triangolare. Difatti nella porzione sud-occidentale dell'ambiente 1, a circa 40 cm di profondità, è stato riconosciuto un lacerto murario orientato est-ovest di circa 50 cm di spessore, realizzato in doppio ammarramento di bozze di calcare sarnese e tufo grigio, sulla cui quota di rasatura si imposta l'ambiente popigliano. Il materiale ceramico è anch'esso in corso di analisi e ma ad un preliminare esame è geneticamente inquadrabile nel corso del secondo secolo a.C. La struttura preesistente ha un elevato pari a 90 cm e l'attività di scavo ha consentito di mettere a fuoco un ulteriore dettaglio per la realizzazione del cavo di fondazione dell'acerto murario. Di profondità pari a circa 70 cm risulta tagliato un piano compatto di malta bianca, probabilmente un piano di lavorazione che vedete nella figura a sinistra, non omogeneamente conservato e lacunoso, che prosegue oltre i limiti di scavo in direzione settentrionale, occidentale ed orientale. Inoltre, all'interno dello stesso cavo di fondazione è stato possibile individuare a circa 50 cm dal primo battuto un secondo piano. Quindi questo ci ha fatto prendere la decisione di indagare, attraverso la realizzazione di un approfondimento mirato, la natura di questi due piani di realizzazione e quindi in relazione alla realizzazione di questa struttura muraria. Negli ultimi giorni sono state invece avviate le attività di scavo nell'ambiente 2, nella documentazione di Varone denominato ambiente D, di dimensioni più piccole, pari a 2,70 m x 2,90 m, che alla luce di quanto emerso dalla documentazione di archivio non dovrebbe essere mai stato soggetto ad indagini stratigrafiche, almeno di indagini stratigrafiche documentate nel corso del Novecento. La rimozione di intero superficiale ha consentito di mettere in luce la preparazione di un piano in cocciopesto, come si vede nella foto a destra, di cui un lacerto si conserva solo nell'angolo sud-orientale dell'ambiente. Nell'angolo nord-orientale è stata invece individuata la traccia di una probabile vasca di piccole dimensioni con intonacatura interna, obliterata da uno strato di crollo che sarà indagato nei prossimi giorni. A questo punto le attività intendono concentrarsi nel braccio meridionale del portico, che abbiamo potuto appurare non essere stato, almeno da quello che risulta dalla documentazione, intaccato dagli interventi dell'Elia, e che quindi alla luce di queste prime risultanze di scavo sembrerebbe interessante da approfondire, appunto per capire le relazioni tra i vari ambienti nella sistemazione del 79 d.C., ma soprattutto in relazione a quelle che erano le suddivisioni precedenti.
Rapidamente faccio una panoramica su quelli che sono stati gli interventi, diciamo andando a ritroso nel tempo, realizzati nel 2017, appunto in occasione degli scavi di Scavia Ricerche, sempre diretti sotto la direzione del direttore dei lavori Arianna Spinosa, e che diciamo appunto da cui poi siamo partiti anche noi per questo ulteriore approfondimento di indagini. Ecco, questa era la pianta dei saggi che sono stati realizzati nel 2017. Sono stati effettuati 3 saggi stratigrafici volti alla migliore comprensione delle cronologie associate alle strutture edilizie del tempio al muro del portico. Diciamo i risultati sono, di questi saggi si devono ad Alessandro Russo, Lorenzo Toscano, Chiara Comegna e Chiara Corbino, che hanno analizzato appunto, si sono occupati appunto dello scavo stratigrafico, dello studio dei materiali e dei reperti organici e zooarcheologici. I saggi 1 e 2, posizionati rispettivamente a nord e sud della scala di accesso al prono dell'edificio templare, sono stati effettuati a fine di recuperare informazioni riguardo alle fasi edilizie del podio del tempio. Il saggio 1, penetrando il rudus che sigillava le stratigrafie sottostanti, ha messo in luce 2 riempimenti sovrapposti e relativi. Ecco, c'è una foto in cui vediamo la sezione del saggio 1. Ha messo in luce quindi 2 riempimenti sovrapposti relativi a interventi diversi. Il primo strato, l'OS22, si data ad età post-sismica e coincide con i lavori di restauro quotidiano. Il secondo strato, l'OS25, esportato fino al banco cineritico protostorico, ha restituito materiale inquadrabile cronologicamente dopo la metà del primo secolo avanti Cristo, con elementi residuali più antichi. Nel saggio 2, al di sotto del piano interessato dalle attività del cantiere post-sismico, sono stati rinvenuti strati di scarico compatibili con la cronologia di frequentazione al primo secolo avanti Cristo. Il saggio 3, realizzato alle spalle del muro di confine sud del portico meridionale, in uno spazio occupato dai pilastri di sostruzione degli archi ciechi della cripta del teatro, ha restituito a sud parte della muratura in blocchi di calcare ascrivibile all'emiciclo esterno del teatro nella fase del secondo secolo avanti Cristo, quella che vedete evidenziata in rosso nella foto a sinistra. La stratigrafia permette di poi invece una sella semicircolare rasata che si apriva lungo il lato meridionale del portico sud dell'area templare. La stratigrafia permette di ascrivere la costruzione delle sedre all'età augustea, contemporaneamente o poco dopo la costruzione dei pilastri in tufo grigio del Teatro Grande. La rasatura delle sedra e la sostituzione con l'edicola rettangolare, ancora oggi visibile, è da ascrivere all'intervento di riassetto post-sismico. Voglio sottolineare che l'intervento che adesso ci proponiamo di fare nel braccio sud del portico del Tempio ci consentirà di capire anche l'andamento di questa sedra rasata, che era stata in parte intercettata nell'ambiente retrostante. Quindi diciamo questo è un elemento insomma che speriamo di riuscire a su cui speriamo di riuscire a gettare maggiore luce. L'unità stratigrafica che copriva direttamente i resti murari delle sedra rasata era caratterizzata da un consistente giacimento combusto, in parte sconvolto dagli apparati radicali di un cipresso. Questo strato di forma subcircolare ha restituito frammenti ceramici di forme quasi interamente ricostruibili, pertinenti ad un intervento composto da ad un servizio composto da 3 piatti, eccolo, 3 coppe, 2 salsiere e un catino da portata, connessi con resti archeobotanici ed archeozoologici. Il corredo vascolare utilizzato è connotato da poche forme, strettamente necessarie allo svolgimento di una cerimonia rituale di chiusura relativa alla rasatura delle sedra. I piatti e le coppe rientrano nelle tipologie della ceramica sigillata della Baia di Napoli, mentre il catino e le salsiere rientrano nelle produzioni comuni. I reperti archeobotanici identificati, fico, noce e pino domestico, si accordano con le descrizioni letterarie e con le testimonianze archeologiche.
La presenza di pigne, fichi e frutta secca è attestata frequentemente nella documentazione visiva pompeiana. I fichi sono stati ritrovati sia impaccati ad otto, sia ridotti in pulpa nelle salsiere. I reperti faunistici identificati appartengono prevalentemente ad una rifauna associati a suino e ad una tellina. Lo studio dei resti faunistici ha confermato l'importanza di volatili all'interno della pratica rituale. Tra questi si segnala la presenza di resti associati all'oca lombardella, rara nel territorio pompeiano. E adesso con diciamo, i nuovi rinvenimenti che abbiamo recuperato dall'ambiente D, che sono in corso di studio, cercheremo di capire appunto ancora meglio diciamo queste, le dinamiche di questi rituali. Il contesto quindi ci permette di comprendere alcune dinamiche legate alle modifiche spaziali intercorse con l'ultima ristrutturazione del santuario. L'inverimento di stratigrafie connesse con modificazioni avvenute nella seconda metà del primo secolo a.C. e il rinverimento della struttura esedra documentano una diversa articolazione planimetrica di quella parte del santuario da collocare in un periodo in cui tutto il quartiere dei teatri ha subito modifiche e ristrutturazioni. Il rinverimento della deposizione rituale al di sopra della struttura dell'esedra attesta un'azione espiatoria praticata nei confronti di una modifica spaziale dell'area sacra. Un piaculum effettuato al momento dell'obliterazione della struttura è emiciclica, compiuto come azione riparatoria rispetto ad una trasformazione compiuta ai danni dello spazio sacro. Il rito ha arricchito le nostre conoscenze sulla sfera rituale dell'Iseion pompeiano, che già erano state notate nei resoconti degli scavatori borbonici tra il 1765 e il 1776. A questo punto lascerei la parola a Ilaria, che invece vi illustrerà quelli che sono, insomma, sono i dati che abbiamo potuto recuperare rispetto agli scavi degli anni 50 e degli anni 80. Grazie. Grazie per la parola, e infatti adesso proponiamo proprio una brevissima disamina dei dati appunto delle campagne di scavo degli anni 50 dell'Eli e degli anni 80 di Varone, proprio anche alla luce dei nuovi esiti degli scavi attualmente in corso, cercando nei limiti del possibile chiaramente di mettere a sistema sia le stratigrafie e sia appunto le evidenze. Negli anni 50 appunto le indagini dell'Elia si concentrarono prevalentemente praticamente su tutto il perimetro del peristilio, realizzando all'incirca 11 saggi. Chiaramente è difficile analizzare e vagliare in maniera specifica questo tipo di documentazione, perché ovviamente siamo negli anni 50, quindi anche inutile ribadire l'assenza degli attuali criteri di indagine di tipo stratigrafico. Tuttavia questo tipo di disamina è utile sia per poi chiaramente andare ad applicare le strategie di scavo e quindi effettivamente andare a capire dove poter ricavare dei nuovi elementi per la ricostruzione delle fasi di vita del Tempio, e anche poi cercare appunto di mettere a sistema quelli che erano appunto i dati precedenti. L'Eli appunto realizza circa 11 saggi, di cui vediamo brevemente gli esiti, anche insomma sulla scorta delle suggestioni dei restauri degli anni 40 del 1900, quando appunto sul quarto intercolumnio est del porticato fu rinvenuto uno strato di lapillo che chiaramente incuriosì e quindi insomma spinse ulteriori indagini. Brevemente vediamo i saggi 1 e 2 realizzati nell'ambulacro meridionale, permisero praticamente di portare alla luce sia le fondazioni del peristilio, che erano appunto costituite da schegioni di calcare, lave e detriti, e anche diversi nuclei istruttivi che l'Elia definisce in opera incerta. Continuando ancora sull'ambulacro orientale, l'Elia individua una struttura di forma circolare e di fianco a questa prima struttura un cumulo di detriti di calcare che praticamente ricopriva un'anfora vinaria, come possiamo qui vedere. Anfore vinarie purtroppo prive dell'orlo e del collo, e quindi al momento è difficile poi anche insomma ricercarle per cercare di collocarle e poi effettivamente proporre un'eventuale datazione. Ancora il saggio 4 nell'ambulacro orientale, che insomma oltre che portare in luce ancora una volta le fondazioni dello stilobate in opera incerta, non condusse insomma ulteriori risultati di altre evidenze.
Infine, nell'ambulacro settentrionale, tra le varie evidenze, ma ricordiamo sempre insomma, la difficoltà nel ricollocarle dal punto di vista stratigrafico, anche perché dico giusto brevemente che le indagini dell'ELIA più o meno si fermarono alla quota del piano di campagna di circa un metro, dove lei già dice di aver intercettato lo strato vergine, ma che noi sappiamo sia delle indagini appunto dal 2017 e sia quelle sicuramente del Varone che lo strato sterile dovrebbe attestarsi intorno ai circa 3 metri di profondità, quindi diventa complicato proprio ricreare il palinsesto della successione stratigrafica nei diversi periodi. Ancora brevemente andiamo avanti e forse gli aspetti più interessanti, quelli dei saggi 6 e 7 e poi anche quelli successivi, in cui appunto sono state rinvenute delle strutture murarie, sempre che l'ELIA definisce in opera incerta, e che potrebbero essere sicuramente precedenti alla fase del Tempio. Ancora il saggio 8, questa fondazione quasi con orientamento nord-sud, parallela alla parte appunto del porticato, realizzate appunto con grossi scheggioni poligonali di lava dura, insomma queste sono le sue descrizioni, appunto simili a quelle avanzate scoperti nell'area delle ambulacri nord ed est. Infine nei saggi 9 e 10 ritornano sempre queste fondazioni dell'ELIA, gli scavi insomma delle fondazioni dello stilobate. Quello forse più interessante è il saggio 11 realizzato sull'ambulacro occidentale, dove la stessa ELIA, e leggo testualmente, definisce un tratto di muro primitivo a filare irregolare di calcare sarnese alternati agli stoni verticali di travertino bianco dei Monti Lattari e senza malta. Questo tratto di muro verrà poi, come vedremo brevemente, rinvenuto durante i saggi del Varone, che praticamente va poi a smentire la datazione proposta dall'ELIA, perché all'interno dell'ambulacro occidentale l'ELIA non solo interpretava questo muro come pertinente probabilmente alla fase arcaica della città e quindi che questi addirittura potessero essere i limiti della città stessa, e diceva anche di aver rinvenuto dei fondi di capanna. E proprio diciamo per cercare effettivamente di verificare quanto proposto dai dati dell'ELIA, partono appunto le campagne di scavo del 1988-1991, appunto realizzati da Varone. I saggi furono appunto collocati in questi che leggiamo nella planimetria come gli ambienti H, G ed F, che sono quelli appunto che si sviluppano sul lato meridionale del peristilio, interpretabili come ambienti di servizio, e i saggi sicuramente più interessanti, quelli realizzati negli ambienti M ed N rispettivamente come cosiddetto Sacrarium e Ecclesiasterion, e infine quello che poi ha confermato la datazione d'età ellenistica dell'impianto del Tempio, realizzato appunto davanti alla scalinata di accesso del Tempio stesso. Molto brevemente illustriamo i dati di questa campagna di scavo, dove vediamo appunto nell'ambiente H si realizzò semplicemente un'opera di pulitura, da quello che leggiamo nei report di scavo dal terreno di riporto, e qui vediamo appunto una vaschetta intonacata di bianco messa in relazione con dei muri in opera incerta e una canaletta. La presenza di questa canaletta, che tanto incuriosì poi la successiva prosecuzione delle indagini, tant'è che più di saggi potremmo parlare effettivamente di sondaggi che vengono poi realizzati negli altri ambienti, anche insomma con delle profondità veramente basse, insomma, come possiamo vedere qui, proprio per cercare ancora l'orientamento di questa canaletta. Tuttavia la curiosità nei confronti di questa canaletta ci ha portato poi a ritrovare anche insomma altri tipi di pavimentazione, come vediamo questa in opus spicatum, anche due muretti paralleli qui nell'ambiente F, insomma interpretabile come cucina del tempio, che era appunto stato messo in opera su un letto di malta. Ancora nell'ambiente E, dove sono appunto le attuali indagini in corso, fortunatamente un saggio molto molto piccolo di circa 70 cm per 1,15, dove l'unica evidenza rinvenuta è stata soltanto quella di un battuto, come vediamo qui su carri proposto su carta millimetrata, perché purtroppo altre fonti non ne abbiamo, né descrittive né fotografiche rispetto a questo battuto.
E ancora, come dicevo, quelli più interessanti, gli esiti delle indagini condotte nell'ambiente M, dove vediamo qui con il posizionamento sia del muro quello là che definiva primitivo l'Elia negli anni 50, sia la prosecuzione appunto dello stesso, come vediamo realizzato con questi blocchi di calcare posti in orizzontale che sono ammorsati a questo nucleo di pietre legato con malta, dove vediamo i primi due blocchi che presentano intonaco, e quindi Varone propone che si potesse trattare già di un primo livello di elevato rispetto agli altri che invece dovrebbero costituire il livello di fondazione della struttura. Ancora nell'ambiente N, probabilmente da mettere in connessione con i muri della stessa Elia, quindi sempre realizzati in opera di malta con scaglie di tufo, di calcare, poco di travertino, l'uno perpendicolare all'altro. Questi muri Varone chiaramente li interpreta, visto che noi siamo fuori prima dell'ampliamento di Italia mistica del tempio, e quindi più pertinenti a quelle che dovevano essere le prime strutture probabilmente della vicina palestra sannitica, come poi del resto sembrerebbe anche testimoniare la presenza del bronzetto, insomma, noto di tipo meditalico di Eracle con clava, che ovviamente non è conservata, e le E infine poi uno dei saggi più importanti, il saggio G realizzato davanti alla scalinata del Tempio, perché così importante dal Varone? Perché tutti gli strati che vediamo qui in pendenza vengono interpretati come appunto i livelli di fondazione del Tempio, i cui materiali sono stati datati appunto ad età ellenistica, benché Varone tenda a specificare che le stratigrafie non sono perfettamente conservate, nonché privi di elementi sia intrusivi che residuali, però chiaramente la maggior parte del materiale, si parla di oltre 1000 frammenti, sono databili appunto al periodo proposto. Quindi infine possiamo dire che con questa campagna di indagini e di scavo, diciamo per quanto possibile negli anni 80 stratigrafico, si è chiarito il fatto innanzitutto che non esistono strutture né livelli di frequentazione di età arcaica se non precedente, come invece proponeva l'Elia, e che sicuramente la ristrutturazione del 62 d.C. non è andata a interessare poi i livelli di fondazione del Tempio, che appunto già a partire dalla piena età ellenistica di III-II secolo a.C. presentava sicuramente una frequentazione di tipo cultuale, chiaramente data dalla presenza di materiale miniaturistico, ma anche legata chiaramente ad un culto femminile, quantomeno per la presenza delle tanagrine. Gabriel, dicevamo con il dottor Scarpati che forse possiamo diciamo darci una mezz'ora di spacco per consentire a tutti di mangiare una cosa e vederci alle 14:15 sul sito, che dici? Va bene, dico va bene. Va benissimo. Sì. Vabbè. Allora alle 14:15 ci vediamo al Tempio di Iside, diamo a Lorenzo Toscano e a Ciro Dionisio l'incarico di accompagnare tutti al Tempio di Iside. Vi affido i miei specializzandi che non sono esperti di Pompei e che si perdono sicuramente. Bene.